buonasera, io sono Angelo Nizzo, per gli amici Ciccio, e devo dire che il regista Gianni Testa è partito da Sanremo proprio apposta per essere qui questa sera al Gilda, in questa serata eccezionale in cui praticamente assisteremo alla prima nazionale, alla prima selezione del 2007 della Miss VIP. Vicino a me, diciamo, c'è uno degli ospiti più cari, uno dei personaggi veramente geniali del teatro italiano, Pino Amendola, che è autore, attore, devo dire uno delle nostre glorie nazionali da diverso tempo. Ecco, Pino, grazie. Che cosa ne pensi della bellezza di questi concorsi, delle miss? Pensi che aiutino i giovani a farsi largo, che aiutino in un certo senso? Ma sai, se ci sono le qualità, poi si studia e sono occasioni per poter uscire fuori. Se invece si pensa di poter fare questo mestiere solo utilizzando queste strutture, questo non funziona. Però per chi vuole incominciare, questo può essere un primo passo, la bellezza, poi la bellezza va aiutata con lo studio, con l'impegno, con il lavoro, con la bravura. Non si costruisce nulla. Esatto. Quindi mi raccomando, non fidatevi solo della bellezza, anche perché poi la bellezza è talmente evanescente, se ne va in poco tempo, non te ne accorgi. I greci dicevano, gli dèi aiutino coloro che credono che la bellezza sia una virtù. La bellezza è un'opportunità, non è una virtù. Anzi, bisogna, quando si ha la bellezza, crearsi delle virtù, delle qualità. Bravo, la bellezza senza virtù non è poi bellezza, non è una vera bellezza. Rimane fine a se stessa. Bene, quindi noi facciamo un grande augurio a tutte queste ragazze che si esprimono in primo che tempo. Sono bellissime, questo sono, è vero, comunque sono bellissime. Davvero bellissime. Che cos'è passare dall'altra parte della stage? Veramente, diciamo, un artista è sempre un artista e rimane un artista. Sono a tutte e due le parti sto, perché comunque io sì, canto, quanto sempre faccio spettacolo, però mi occupo adesso moltissimo, diciamo, dei giovani, perché bisogna dare spazio ai giovani. Allora, i giovani talenti, sono proprio un talent scout, ricerca dei talenti giovani, e poter aiutarli, diciamo, per inserire nel mondo dello spettacolo, che è un mondo, è una giungla, mondo difficile. Sì, molto difficile. Diciamo che è importante che uno poi tutto quello che ha imparato, non è per poter aiutare i giovani, per poter andare avanti. Bene, quindi diamo spazio ai giovani, sì. E viva le vecchie glorie. Lo giovane gloria. Siamo in onda praticamente non solo su Sky, ma anche sulle varie televisioni private, perché qua voi non sapete che questo bla 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 arriva praticamente ovunque. E sono qua vicino a un mio carissimo amico, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, il nipote del grande Marconi che ha inventato la radio, per cui devo dire siamo tutti grati a tuo nonno. Grazie. Allora, Guglielmo, che cosa ne pensi di questi concorsi, delle miss? La prima selezione di Miss VIP questa sera succederà. Esatto. Pensi che la bellezza sia importante nella vita? Dipende dall'organizzazione, perché la bellezza è un concetto alla fine soggettivo, nel senso che bisogna anche saperla portare. Quindi una donna bella poi magari non sa neanche vestire né camminare, è come se avesse 20 punti in meno, quindi deve affidarsi a un'ottima organizzazione, a delle lezioni, studiare e poi mettere in risalto le sue qualità. Questa sera è nata come una serata molto particolare. Io ho letto ogni settimana questa rubrica particolare
che si chiama Ambra Solange, e ho visto delle cose incredibili, perché cioè, scrive 2, 3, 4 pagine sui personaggi più belli, addirittura ha intervistato Berlusconi, io non so, ho visto proprio guancia a guancia con Berlusconi. Sì, insomma, allora, Monica Bellucci, Emilio Fede, un sacco di personaggi, ma io sono felice perché queste persone si mettono un po' a nudo. Quindi è bello perché non sono le solite interviste così stereotipate, sono delle interviste un po' diverse, un po' particolari, insomma, dove riesco a tirar fuori da loro quello che magari altri personaggi non rivelerebbero, insomma. Questo è vero, quindi è nata per festeggiare la sua rubrica e soprattutto la prima selezione della Miss VIP, che parte dal Gida e andrà in giro per tutta l'Italia. Quindi ragazzi, state attenti perché ne vedrete delle belle. Comunque seguite attentamente perché sarà una serata fantastica. Incominceremo con una cena stupenda, esatto. Una torta bellissima, delle ragazze stupende. Non anticipiamo, che poi la vedono tutti. Vabbè, scusa, ma allora anzi, presenta i tuoi amici. Appunto, allora, direttamente da Uomini e Donne. Paolo, ex tronista di Uomini e Donne, insomma, adesso sono certo, sì. Allora raccontaci qualcosa. Ma io che racconto, ho passato una bellissima esperienza, adesso sto provando a fare un po' di cinema, ho lavorato l'anno scorso a Distretto di Polizia 6 e quest'anno vediamo un attimo di provare a fare nuove cose, nuovi lavori. Che ci riuscirai. Lo spero. Quando ti lessi la mano l'anno scorso cosa sì, ci dissi? Sì. Mi hai detto tutte cose esatte, che avrei lasciato quella strada della televisione, che avrei fatto un po' di cinema, è vero. Ma sai che pure io ho girato un film piccolissimo, un cortometraggio di Rosario Enrico, e facevo la guardia del corpo di Giancarlo Giannini, che devo dire mi ha dato uno sguardo incredibile, mi ha fatto entrare in palco. Il cortometraggio si chiama Ballerina ed è un cortometraggio molto interessante, parla della violenza delle schiave, del sesso, è un problema molto particolare. Lo vedrete sicuramente in televisione. Quindi Giancarlo Giannini è un genio. Io abito a Colle Salvetti, un piccolo paese di campagna in provincia di Livorno. Giancarlo Giannini abita a 10 minuti da casa mia e la cosa straordinaria è che lui prende il pullman quando deve andare a Pisa, deve andare a Firenze, vestito in maniera normalissima. E la cosa che mi ha stupito, Ciccio, è quando una settimana fa un signore gli ha chiesto un autografo, sai cosa gli ha risposto? L'autografo più bello è una stretta di mano. Questi sono i veri personaggi del cinema. Vorrei che tutti fossero come lui, positivo, in gamba, bravissimo, da premio Oscar, di una persona di una semplicità estrema. E un saluto a bla 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 non glielo facciamo? A Testa, il nostro amico Testa, regista, produttore, animatore, stilista, conduttore, attore, cantante. Filoni veste la tua casa in via Peppino Falese 810 a Cassino. In oltre 350 metri quadri di esposizione troverete tendaggi esclusivi, tappezzerie, biancheria, materassi e reti ortopediche, forniture per uffici e comunità, tappeti, salotti e mobili. Il più vasto negozio di arredi della provincia di Frosinone. Filoni veste la tua casa in via Peppino Falese 810 a Cassino. Telefono 25 991. Allora mi diceva lui una cosa importante, questa scoperta com'è nata, mo devi dire? È nata casualmente, io ho iniziato proprio con bla 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 e attualmente lavoro per Sky e per Rai Notte, quindi Gianni Testa mi ha portato fortuna. Gianni Testa, questo personaggio che io ti dovrei raccontare qualcosa. Io lavoravo allo Scarabocchio 20 anni fa e lui veniva allo Scarabocchio con una piccola telecamerina e faceva già dei servizi per le serate che facevo io, per cui siamo stati fortunati tutti e due. Lui ha scoperto te, io ho scoperto lui. Vedi? Comunque Gianni Testa porta fortuna, te lo dico. Infatti c'ha la gobba, io gliela tocco. Ogni tanto. Senti, allora sei venuto a questa serata di VIP? Perché Solange è un caro amico e quindi non potevo mancare. Caro amico. Ok, senti allora, che volevo dire? Allora, intanto la serata sta iniziando, i personaggi sono molti, tu sei più bella che mai, in tutta la tua bellezza, io che devo dire? Io ti saluto e fra un po' si mangia e vorremmo dire qualcosa a te. Diciamo che aspetta. Ciao bla bla.
bella che mai, ti ho visto in tutta, come arrivavi, veramente sei una delle più belle di stasera. Allora, perché sei qui? Vabbè, per passare una serata, speriamo, carina, ma sicuramente. Ma tu hai mai partecipato ai concorsi di bellezza? Sì. Hai vinto mai? Oddio, più che concorsi a sfilate, quindi comunque ho vinto una fascia quando ero piccolina, però era un concorso a livello regionale, quindi... Allora, cosa diresti a queste ragazze? Un consiglio, perché di solito chi si presenta a un concorso c'è sempre timido, non sa cosa... Cosa gli diresti a una in particolare? Che comunque è un gioco, è un'esperienza e... Oddio, di divertirsi, perché quella poi è la cosa più importante, quindi in bocca al lupo a tutte quante. Salutiamo tutti con un tuo saluto particolare, sentiamo, a tutti gli amici del Gilda, a chi? A chi vorresti salutare? Oddio, voglio salutare a Gianni, un bacio a bla bla bla. Gianni Testa, bravo, anche io, tutti i baci, ciao Gianni, io so geloso, guarda, ciao. Abbiamo un altro personaggio del mondo che conta, perché di solito i personaggi è quelli che contano, quelli che si infiltrano nelle serate. Lui, Francesco Campanella, è un regista, ha finito un lavoro molto importante, che ci spiegherà lui che cos'è questo lavoro. Comunque, beh, ciao. Ciao, innanzitutto buonasera a tutti. Beh, molto importante, non esageriamo. Mi auguro molto bello. È un cortometraggio, un thriller che si intitola Taglia Corto, che ho appena finito di realizzare. Adesso mi aspetta un tour de force di manifestazione a cui verrà presentato. È ispirato alle gesta di Jack LaMetta, non so se ve lo ricordate, personaggio mitico, esatto, era un maniaco che all'inizio degli anni 80 nelle strade di Roma sfregiava gli ignari passanti, non è mai stato identificato. E gli interpreti sono Elisabetta Rocchetti, che voi tutti conoscete perché ha fatto L'Imbalsamatore e anche Il ritorno del Monnezza come protagonista, e poi c'è Amy Bergamo, che è la ragazza di rivelazione del Bagaglino, infatti l'abbiamo ammirata tutti sabato sera nella trasmissione E io pago, esatto, la cantante. E niente, poi farò un film in primavera che si chiama Eccessi d'amore. Speriamo, io vorrei fare l'attore con Francesco. Comunque, Francesco, guarda, ho fatto lavorare Ciccio, quindi penso che può lavorare chiunque. Okay, grazie punto. Francesco, ci vediamo dopo, naturalmente, okay. Intanto corriamo a mangiare qualcosa. Okay. Ciao Francesco. Buona serata a tutti, ciao. Semifinale nazionale della Riviera Adriatica, questa è la novità di quest'anno, però gireremo e faremo soprattutto serate come questa con il televoto, ne parlerà, immagino, è una formula rivoluzionaria, innovativa, davvero straordinaria, per cui mi raccomando, non risparmierete sicuramente un SMS alla bellezza di queste ragazze che sono presenti questa sera. Dasha arriva dalla Russia e ha 19 anni, studentessa, ha un hobby particolare che è l'occultismo. Segno dell'Ariete, studentessa, il suo hobby è fare bambole. Candidata numero 3, Francesca Pascali, 18 anni. Musica, il suo idolo è Monica Bellucci, ad esempio. E ha un sogno che è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Anche lei studentessa, il suo hobby è quello di sfilare, devo dire che lo fa molto bene, ciò che odia di più è la guerra e non sa resistere all'amore. 4 anni, segno del Cancro, lei è un'impiegata, va in palestra, odia l'invidia delle persone e un
uno dei sogni della sua vita è quello di aprire un'agenzia di moda. Eccola qua. Cioè quello di diventare notaio, quindi un bel notaio, diciamo, per la nostra nazione. Anche lei è una studentessa e vorrebbe diventare attrice. In bocca al lupo. E su queste belle note andiamo con la candidata numero 9, si chiama Vanessa Lamponi, ha 25 anni e del segno dello Scorpione. È una ragioniera contabile, ama correre con il suo cane e beh, è un bel sogno, un sogno importante anche per lei, realizzarsi nella famiglia e nella carriera. Candidata numero 10, Claudia Bongiovanni, 23 anni, segno dello Scorpione, anche lei impiegata, ha un idolo che non è niente male, tant'è che lei assomiglia un po' a Penelope Cruz, e il suo idolo è Tom Cruise. Odia l'ipocrisia e le piacerebbe comunque entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Questa è la candidata numero 10. Sara Di Giuseppe Antonio, 18 anni, segno del Sagittario, commessa, il suo idolo è Vasco Rossi, odia la falsità e vorrebbe diventare modella. A questo punto, ragazze, restate qui con me, intanto io do tempo anche ai signori fotografi di poter cambiare i rullini, perché c'è chi ne ha già consumati 3 o 4. Mi consenta, guardi, come legge la mano lei, non la legge nessuno. Signori Solange, applauso, vai. Grazie per averci invitato alla tua festa. È la festa di VIP del gruppo Pisco Produttore. Sì. Io vorrei fare un applauso a tutte queste testate meravigliose che settimanalmente ci regala la Pisco Produttore. Glielo facciamo un applauso grandissimo. E un applauso bellissimo a queste splendide creature. Ma stasera ne vincerà una, giusto? Stasera ne vince una, con lei che andrà appunto alla semifinale nazionale nel mese di giugno con la fascia Miss VIP Gilda 2007. Io volevo dire un'altra cosa all'ultima. Nelle interviste mie su VIP la cosa che mi interessa di più è tirar fuori dall'essere umano, ovvero sia dalla persona, quelle cose che magari non direbbero altre persone. Per esempio, io ho scoperto in Monica Bellucci una donna eccezionale, una mamma affettuosissima, ed è l'opposto di come si presenta in televisione. Per esempio, Berlusconi, a cui ho letto la mano, a cui dico delle cose nell'orecchio, io ero ai Telegatti, io gli lessi la mano e gli dissi: vedo una bufera in famiglia. Il giorno dopo, sentendo tutti i telegiornali, io sono inorridito, ho detto: ma come? L'avevo davvero detto? Cioè, mi stupisco anch'io perché ho delle sensazioni molto molto precise. Ecco, quindi io ringrazio veramente tutti, non prendo soldi, non ho 166, non ho studi, e quando mi capita, anche perché sì, così è e sono felice, quando mi capita di leggere la mano lo faccio molto volentieri, portando fortuna, perché sono convinto che certe volte una pacca sulla spalla o un sorriso sia più importante di un miliardo, certe volte, perché la solitudine è terribile. Grazie. Vanessa, hai vinto, vai in finale, questo è un concorso importante. Emozione, una bellissima emozione, è la prima volta, è una bellissima emozione. Hai partecipato a altri concorsi?
No, questo è il primo concorso ed ho vinto, sono felicissima. Grazie. Io avevo detto, ha occhi bellissimi, occhi bellissimi. Ha i capelli molto in movimento, sono capelli lunghi ed ha vinto perché se lo merita. E poi si chiama Lamponi, dolce come il lampone. Ciao, ciao Solange, ciao Vanessa. Grazie, grazie, grazie tante. Bella serata, la ragazza, devo dire, io all'inizio, sai, io faccio questo lavoro, per cui ho visto che era non la più carina, però quella che... Aveva i numeri, bella, carina, simpatica, un bel sorriso, siamo soddisfatti. Per noi questo è l'inizio del tour 2007 di Miss VIP, che porterà il concorso e la rivista in giro per tutte le piazze italiane, e poi a ottobre la grande finale nazionale a Roma per la proclamazione della Miss VIP 2007. Sarà a Roma, dove? Ci possiamo anticipare? Ma solitamente si fa al locale centrale, al centrale di Roma, però bisognerà chiedere poi al patron dove verrà organizzato. Grazie, naturalmente, complimenti. Grazie a voi, arrivederci, arrivederci.